Buonasera, siamo qua con il Cantù, capolista del girone B di prima categoria, miglior attacco, miglior difesa, un grande girone d'andata. Siamo con il mister Gianluca Colino, bomber Emanuele Pappalardo e il baluardo della difesa, direi, Andrea Corti. Volevo subito chiedere al mister, un girone d'andata ottimo, direi, avete chiuso al primo posto. Si può migliorare qualcosa? Ti aspettavi questo, questo cammino? E soprattutto da favoriti avete gestito alla grande la pressione. Ma intanto da favoriti c'è sempre troppa pressione, però i ragazzi hanno fatto il loro e se ci troviamo lì è perché lo meritiamo. Poi dopo ancora il campionato è lungo, si vedrà, però con dei giocatori così è facile se tutti tirano dalla stessa parte, loro lo stanno facendo e i risultati arrivano. Cioè, come ti dicevo, c'è da migliorare ancora qualcosa secondo te o siete al top al momento? C'è sempre da migliorare, abbiamo la miglior difesa ma possiamo migliorare, abbiamo il miglior attacco ma possiamo migliorare, c'è sempre da migliorare perché per vincere devi sempre migliorarti. Infatti abbiamo fatto degli acquisti nuovi importanti per migliorare ancora di più la squadra. Volevo chiedere a Emanuele, sei sceso comunque di categoria per giocare in prima e tornare a Cantù, com'è stato questo salto? È un campionato diverso, quali sono le caratteristiche? Comunque hai segnato a raffica lo stesso. No, è un campionato un po' diverso sicuramente. Bisogna essere pronti soprattutto mentalmente quando scendi di categoria perché non è mai facile, soprattutto a livello psicologico, cimentarsi in un campionato di due categorie sotto quello che facevi l'anno prima, però tutto sommato volevamo ricreare quello che una volta c'era a Cantù e con tramite Fabio Tomaino che è il direttore sportivo ha chiamato me, Andreone, che eravamo parte di quel gruppo, quindi si fida di noi, sapeva cosa gli potevamo dare e penso che per il momento stiamo dando il massimo e cercheremo di farlo fino alla fine. Chiedo ad Andrea, che tra l'altro è stato uno dei migliori giocatori del girone, del campionato del girone d'andata, quali possono essere le avversarie vostre nel ritorno e quali possono essere le insidie per il primo posto? Ma nonostante abbiamo fatto noi un ottimo girone d'andata, cioè le squadre dietro di noi comunque sono lì, sono a pochi punti, la seconda che è il Visnova è a 3 punti e poi c'è il Portichetto, c'è il Menaggio e noi dobbiamo sicuramente ogni domenica entrare in campo e cercare di dare il massimo e di fare 3 punti tutte le domeniche, perché quelle dietro comunque abbiamo visto che non mollano. Nonostante noi alla domenica comunque, a parte qualche partita che è andata un po' storta, qualche pareggio e una sconfitta sul campo, una tavolino, il resto tutte vittorie, la seconda è lì a 3 punti e la quarta, la terza sono lì anche loro. Non si può mollare un centimetro. No, purtroppo no, fino all'ultima partita dovremo lottare tutte le domeniche. Anche al mister volevo chiedere giusto una battuta su chi vedi come principale rivale. Cioè, se voi giocate al massimo non ce n'è per nessuno o c'è qualcuno che può inserirsi? Allora, se vedi le prime 5 ci sono 4 punti di differenza, massimo 5, quindi non c'è. Noi dobbiamo giocare sempre al massimo e vincere tutte le partite, però Visnova, lo stesso Menaggio, Portichetto, El Meda, comunque anche se è lontano può sempre infastidire qualcuno, sono le rivali più agguerrite, tutte quante. Il segreto sta in non perdere punti e fare sempre più degli altri. Giusto una battuta a Emanuele, cambierai il partner d'attacco, non c'è più Omar Piazza, probabilmente, non lo so, vedremo, c'è questo nuovo ragazzo Conè, arrivato, che cercato anche in Serie D, eccetera. Sei già sperimentato qualche allenamento con lui, come ti trovi o ancora non lo conosci bene? Ma ancora abbiamo fatto una sola partita insieme, però io penso che le mie caratteristiche, le sue caratteristiche
non faremo fatica di certo andare d'accordo, a parte che abbiamo preso anche Pastore e quindi che secondo me è un ottimo giocatore visto questi pochi allenamenti che abbiamo fatto insieme, quindi penso che in attacco, nonostante la perdita di Omar, siamo lo stesso per la categoria ad alti livelli, quindi non ci spaventa certo la perdita di un compagno, perché come il mister lo dice sempre, tutti sono utili ma nessuno è indispensabile e noi andiamo avanti su questa linea d'onda qua. Grazie mille al Cantù, capolista del Genovese di prima, in bocca al lupo per il ritorno e grazie di essere stati qua, divertitevi.